Sono venuto a partecipare alla gara per conoscere un posto che non avevo mai visitato. Visitare la città e i suoi dintorni correndo è sempre una fortuna. La città in questione è Bolzano e quella che stiamo per affrontare è la Bolzano Bozen City Trail. Una gara è la non competitiva, la Enjoy, e due invece sono i tracciati competitivi, quello run di circa 16 km e quello trail di 30 km totali, che ripete due volte il tracciato run. Partenza da Piazza Walter nel cuore di Bolzano. Riassumendo, il percorso è caratterizzato da tre differenti ambienti: il cittadino, lungo fiume e su e giù per le vigne in mezzo alla montagna. Il tracciato l'abbiamo scelto per diversi motivi, soprattutto per la sua bellezza naturale, il verde, il bosco e soprattutto anche per una questione ecologica, il green. Siamo un evento, è un green event, e per questo abbiamo combinato le due cose. Voleva anche avere un occhio di riguardo all'ambiente, sia organizzando la gara come green event, sia anche appunto facendo apprezzare il modo di muoversi ecosostenibile, quindi andare a piedi. Questa gara in particolare, correndo all'interno della città, quindi attraversando i suoi negozi, i suoi vicoli, poi fiondandosi su per le colline, ha un impatto veramente differente. Piazza Walter, Piazza delle Erbe, Via Museo. In pochi minuti si esce dalla città e lo scenario diventa totally green. I primi 2 chilometri si svolgono in una bellissima ciclabile proprio appena fuori dal centro della città. Adesso che ho scaldato le gambe a dovere, proviamo ad andare a recuperare quelli che davanti sono partiti a tuono. Da quest'anno l'Eco Istituto Alto Adige ha certificato la Bolzano Bozen City Trail come evento green. Tra le misure adottate ci sono stampe su carta riciclata al 100%, gestione dei rifiuti accurata, imballaggi riutilizzabili, raccolta differenziata, incentivo a utilizzare mezzi pubblici, promuovendo lo spostamento a piedi in città e in natura. In effetti ho promesso, qui non c'è in giro una carta. Tutti i bicchieri sono fatti in carta riciclabile, materiale riciclabile, non c'è plastica da nessuna parte. E tutti sono molto ordinati, buttano tutto nel cestino. Poi si torna un po' in città verso una prima passeggiata, che è la passeggiata del Gunchna, dove si sale piano piano e poi si riscende dalla parte opposta e si riprende una parte di tracciato asfaltato, si passa sotto il ponte Sant'Antonio, si va verso il Castello Roncolo e poi si parte di nuovo la passeggiata, la passeggiata dei castagni si chiama. Ovviamente a Bolzano le lingue sono molteplici. Io mi fermo con un tè caldo a contemplare le vigne. Ora tutto nei rifiuti per mantenere l'ambiente pulito e ordinato. Ambiente urbano. Sfilata tra i negozi nel centro storico e poi la montagna con sali scendi spacca gambe e fiato, boschi, vigne, torrenti e ponticelli, discese tra i castagneti. Un trail per i professionisti della bellezza e della fatica. Per preparare questi trail è indispensabile utilizzare dei percorsi con dei saliscendi in modo da alternare alla corsa lunga e veloce dei picchi di salita con scatti. Continui cambi di ritmo, salite e discese distruggono gambe e spezzano. La parte più bella del percorso è sicuramente raggiungere il Castello Roncolo. È stata faticosissima quella salita, anche perché era la seconda del percorso e
durante tutto il giro veniva ripetuta per ben due volte. L'arrivo in città è caratterizzato sicuramente dal tifo delle persone e l'accoglienza è veramente calorosa. Ha staccato nel finale.